Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Surviving the Aftermath, gioco della Paradox, gioco che sta continuamente venendo aggiornato. Non è in italiano, ma lo trovo molto intrigante. Non escludo magari che un domani qualcuno farà magari una traduzione nella nostra lingua, ma vi dico che è piuttosto comprensibile. È un gioco intrigante perché Surviving, c'era anche Surviving Mars, degli stessi sviluppatori, dove si creavano le prime colonie su Marte. In questo caso creeremo una colonia dopo, diciamo, una ipotetica fine del mondo. Il bello è che adesso il gioco è disponibile solo su Epic Store, costa $19,99, quindi non è tantissimo, ma il bello è che gli aggiornamenti sono stati piuttosto consistenti. Perché da un giorno all'altro hanno aggiunto la possibilità di esplorare nuovi territori, di mandare delle spedizioni, hanno creato, vedete qua, le spedizioni, società e banditi, quindi altre società simili alla nostra, e così via. Quindi il gioco è piuttosto aggiornato. Io lo divido in due cose, in due parti questo video. L'inizio, che vi mostro, dove possiamo scegliere l'ambiente. Quindi tre tipi di ambiente, vedete che è molto semplice da capire e ovviamente ci va a determinare la difficoltà. Ci fa scegliere anche le catastrofi, quanto spesso accadono e il livello di contaminazione del mondo. Quello andrà a pesare, diciamo, sulla salute dei nostri coloni piuttosto che sulla possibilità di coltivare. Il livello delle risorse iniziali, possiamo scegliere i sopravvissuti. In che modo cominciare, se iniziare con 6 adulti, 7, 8, piuttosto che 4, 3 e 2 bambini. I bambini non fanno molto, ma poi col tempo inizieranno a diventare utili, perché diventeranno adulti ovviamente. E qua invece abbiamo l'ideologia, in che modo vogliamo proseguire con la nostra colonia, dal costruttore di colonie, l'esploratore, insomma, io faccio questo. Gatekeeper, la vita è ingiusta, ma qualche volta ci sentiamo come se non fossimo soli. C'è un invisibile guardiano che è puro fato, insomma. Questo è architetto, questo è survivalist. E cambia un pochino quello che sono, diciamo, i consigli, la linea guida della partita, da quello che ho capito. Architetto, e qua si sceglie il logo, si sceglie il colore dello stendardo, un sommario e si comincia. Ho voluto far vedere questo, poi andremo a prendere la mia partita che è già non tantissimo, però diciamo che ho già costruito degli edifici, così vi andrò a spiegare un pochino come funzionano le fasi. Non le definirei le fasi più avanzate, ma quelle subito dopo il tutorial, perché si inizia a delineare un pochino la linea, diciamo, della mia colonia. Siamo in caricamento e vedete che all'inizio abbiamo questo ambiente con i primi, tutto qua in alto, adesso poi andiamo a vedere. Qua sotto c'è questo, poi lo andremo a vedere, sono delle rovine di un cancello. Nel momento in cui completeremo questo cancello avremo la possibilità di ottenere altri coloni che arriveranno e chiederanno. Avremo di fronte a noi delle scelte morali che mi hanno ricordato molto un gioco come Frostpunk, dove dovremo decidere, prendere delle decisioni, quindi spendere o meno magari delle risorse. Iniziamo a vedere le risorse, qua iniziamo con la felicità. Sono tutti fuori casa, senza tetto, quindi bisogna un attimino provvedere, perché sono molto infelici. Qua abbiamo i coloni, divisi tra totale della popolazione, gente che trasporta, quindi tutta la gente che non ha un lavoro trasporta merci. I lavoratori vengono ripartiti in automatico in base agli edifici che facciamo. Gli adulti, i bambini. Abbiamo il cibo, l'acqua, l'energia, che poi produrremo più avanti con impianti, con batterie, e la legna, vedete la produzione, il consumo, quanta legna d'arde abbiamo e quanta invece è trasformata già in planks. Abbiamo il concrete, dovrebbe essere tipo cemento, una cosa del genere, produzione, consumo, la plastica, il metallo, le fibre, le parti, i componenti,
Funbox sono dei materiali da costruzione per prodotti di intrattenimento. I tools, quindi gli utensili da lavoro, o gli utensili, i vestiti, le medicine, il fuel, il combustibile, il punticenza e la moneta, la valuta corrente. Allora, quello che si fa all'inizio, la prima cosa da fare ovviamente è andare a vedere il menu di costruzione. Ci sono le strade, ci sono le case, dalla capanna d'emergenza con 6 slot, che è temporanea, alla tenda ufficiale, quindi dovremmo farne 6. Mi pare che tenendo premuto shift, no, scusate, ho premuto CTRL, tenendo premuto shift ci permette di crearne più di una. E allora, 2, 2, quindi dovremmo farne 6, 3, 4, 5 e 6. Facciamo 6 tende in modo da avere spazio per tutti e 6 i coloni. Vi spiego due cose, ora che il tutorial non è attivato. Beh, intanto, prima di spiegarvi, vi faccio vedere gli edifici. Qua abbiamo stockpile, food storage, warehouse. Abbiamo le fonti di cibo, che sono il fishing hut, quindi la capanna del pescatore, e il tizio che mette le trappole per gli animali selvatici. La fonte d'acqua, che è il pozzo ovviamente ha un'area di influenza che va a rifornire un po' tutti. Questa è una cosa che secondo me non ha molto senso, perché se uno è qui può comunque andare lì a rifornire, non è che, vabbè, comunque la torre d'acqua. Abbiamo questi che sono edifici che si occupano delle risorse, e a breve poi ve li spiego, che sono lo scrapper. Allora, vabbè, ve lo spiego subito. Lo scrapper va a recuperare metallo dai depositi di metallo, il riciclatore va dove ci sono i depositi di plastica e recupera fibre e plastica, il forester praticamente fa crescere le piante e il lumberyard abbatte le piante e trasforma il legno, detto lumber, in plank, quindi le assi di legno che sono la materia finale per la costruzione degli edifici. Qua abbiamo i prodotti, quindi la produzione usando metallo di utensili, e qua usando la fibra si producono i vestiti. Tutto molto semplice, tutto molto schematico. Tenda medica e la tenda per seppellire la gente. La tenda medica è molto utile perché uno dei nostri coloni può infortunarsi, viene messo lì, viene curato e soprattutto è possibile poi risolvere dei dilemmi magari etici, aiutare altre popolazioni grazie appunto a questa tenda. Qua abbiamo The Gate, quindi la possibilità di finire il cancello, e qua abbiamo le decorazioni. E niente, poi qua, vabbè, menu sotto abbiamo le statistiche con tutti i nostri bisogni, tutti i nostri edifici, tanto mando avanti. Abbiamo la radio, le station radio che determina, diciamo, la musica che stiamo ascoltando, almeno da quanto ho capito. Qua abbiamo gli specialisti che non possediamo ancora. Qua abbiamo il tech tree diviso in quattro fazioni: cibo, produzione, colonia, ed esplorazione. Ci sbloccano nuove cose funzioni di gioco. Ovviamente, guardate quante, anche solo la colonia, la produzione pure. Si va a spendere punti ore di gioco, cioè ore del tempo, diciamo, che scorre giorno e notte, insomma, e i punti di ricerca che al momento non possediamo. Altra cosa interessante da sapere, vedete, qua abbiamo la capanna del cibo, quindi lo storage e lo stockpile. Tutti gli edifici, compresi gli scrapper, che poi adesso andremo a vedere, e il recycler, quelli che vi ho fatto vedere prima, che vanno a trattare le risorse, hanno un menu, come ad esempio qua vi faccio vedere il food storage. Cliccando vedete che vengono evidenziati dei cespugli di bacche. Premendo Move Work Area possiamo inviare gente che non è impegnata già in altri lavori, farà il carrier. Il trasportatore andrà qua e trasporterà. Stessa cosa lo stockpile. Lo stockpile si occupa di recuperare questi, diciamo, luoghi di materiale abbandonato. Da questo edificio in rovina che ci fornisce del cemento, a queste zone, piccolo deposito di roba, e io adesso li muovo qui, così recupero questi. E abbiamo delle risorse che entrano fisse. Stessa cosa, poi vabbè,
la plastic, vedete qua dovremmo andare a mettergli un recycler, vedete che c'è questa zona qua vicino evidenziata. Stessa cosa se andiamo a prendere lo scrapper, ci darà questa zona qua vicina, in modo che andremo a recuperare. Bene, è giunto il momento di caricare la partita indie, così vi faccio vedere lo stato del mio villaggio e magari vi faccio vedere qualcosina a livello più avanzato. Questo è un gioco che secondo me farebbe felice Gameplay Channel e tutti gli appassionati di strategia. Ovviamente non innova nulla, la grafica è carina, è stata un po' una sorpresa perché è uscito dall'oggi al domani senza troppa pubblicità. Allora, la mia colonia ha il ponte, è ok. Sono appena costruito il ponte, scusate, il cancello. Appena aperto il cancello, insomma, costruito, sono arrivati 4 coloni. Vedete che l'inizio è pressoché lo stesso. C'è sempre... ho messo il capanno del cacciatore, la plastica che c'è lì, che adesso viene raccolta. Qua sto costruendo un trapper, ne ho già uno da questa parte, questo. Abbiamo una produzione di cibo che è discreta, perché abbiamo produzione di 6 e un consumo di 13. Da poco ci è arrivato un appunto quei 4 coloni nuovi, e quindi vabbè, non abbiamo ancora punti di ricerca, non abbiamo ancora combustibile, non abbiamo nulla. Adesso sto costruendo le nuove tende per i nuovi coloni. Io però, vedete, adesso io prima non ve l'ho fatto vedere, la mappa del mondo è questa. Ah, tra l'altro qua sotto c'è anche il pannello delle società che non abbiamo ancora scoperto, e questa era solo una patch uscita dopo che ha aggiunto le colonie. Allora, cliccando qua vedete che abbiamo, non ho ancora capito la logica di tutto questo, però i nuovi che sono arrivati possono viaggiare, quindi io posso mandarli in giro. Questa è un'altra, sembra essere un'altra società, però sembrerebbe non avere nessuna chance, quindi io vorrei provare a... posso mandarli di là, vedete che li posso far camminare in giro per il mondo spendendo magari delle giornate. Quindi posso dirgli ritorna alla colonia. No, non si può andare di là, eh? Beh, proviamo, andiamo là, va bene, perfetto, sono andati. Che tra l'altro, vabbè, non... qua dice che 4 coloni sono senza casa perché gli sto costruendo appunto la... Ah, 0 punti di movimento, ok, niente, aspettiamo che tornino. Tanto vedete che stanno portando roba. Allora, in pratica, la struttura è questa. Qui c'è lo scrapper, vedete che sta finendo perché ormai è quasi a metà. Vedete che un po' di rottami sono spariti. Loro raccolgono e ottengono delle lamiere. Poi qua abbiamo il recycler che sta raccogliendo la plastica, che tra l'altro qua è quasi finita. Qua abbiamo la capanna del cibo che sta raccogliendo bacche da lì. Qua abbiamo in costruzione un altro trapper, come vi dicevo prima. Qua abbiamo un sacco di case, abbiamo due pozzi, uno che fornisce questa zona, l'altro che fornisce questo. Abbiamo... allora, il capanno del cibo, ok. Questo, vabbè, ovviamente sta pescando. Ok. E la gente che arriva ci porta della merce, che poi viene lasciata qua nel cancello. Allora, intanto volevo capire che cavolo sta succedendo di là. Niente. Allora, intanto qua ci sta spiegando gli action point. Vedete che è una zona che... cioè una fase di gioco che è ancora il tutorial questa, ma è sicuramente più avanzata. Facendo azioni, vengono spese dallo specialista, e bisogna riposare. Ok, perfetto. Quindi, vuoi riposare? Scouting. Ok, possiamo... il mondo è diviso in settori, possiamo esplorare. Ok, perfetto. Vorrei... sì, perché qua dice che possibilità non ne abbiamo, quindi appena gli vengono delle azioni, mandiamo avanti un pochino il tempo. Io credo che questo sia comunque un gioco basato sul prova e sbaglia, perché sicuramente ora la colonia che sto facendo la sto facendo così,
e così per fare, e prossimamente potrebbero uscire dei problemi che potrebbero invogliarmi a ricominciare la partita comportandomi in modo diverso. Vediamo se avremo possibilità anche di prendere delle scelte morali. Intanto qua a 5 punti azione, quindi possiamo o andare lì. Però no, io vorrei esplorare una zona nuova e quindi gli dico di esplorare là. Vedete che va e sta esplorando e c'è una zona, ci sono dei Reaper. Attacco 1, attacco 6, difesa 1. No, è una partita persa questa, decisamente. Scavenging. Allora, gli specialisti possono esplorare. Ok, possono fare scavenging. Niente, là direi di no. Non è una zona, però poi vedete, cioè, ecco, insomma, ci siamo capiti. Allora, continuiamo a mandare il tempo veloce, così almeno riusciamo a fare un po' di cose. Non sta andando benissimo la storia. Vedete qua, intanto possiamo mettergli priorità alta o meno. Servono 2 di legna e 5 di plastica. La plastica l'abbiamo. E il legno no. Il legno o viene raccolto dallo stockpile direttamente lì dove gli ho impostato, oppure questo va nella work area e taglia il legno e lo raffina. Tra l'altro, sì, perché mi sa che gli assi qua sono già assi perché sono vecchie costruzioni. Quello che invece taglia l'umberyard è legno normale lumber che poi viene raffinato all'interno dell'edificio e trasformato in asse. Ne fa 3 al giorno. 3 al giorno che sono bassissimi. Attenzione, succede la prima catastrofe. Sciame di meteore. Sciame di meteore. Prima dell'apocalisse le persone dicevano che quando guardavi le stelle cadenti potevi esprimere un desiderio e quello sarebbe diventato reale. È difficile crederlo perché attualmente, quando vediamo stelle cadenti, speriamo di vivere, di sopravvivere. Vabbè, causano danni agli edifici e alle persone. E i trasportatori devono riparare. Devi costruire dei rifugi migliori per sopravvivere. Insomma, va bene, questo si era capito. Ah, un giorno manca alla catastrofe. Ok. Abbiamo costruito tutte le tende, quindi la gente ha tutta la copertura di cui ha bisogno, perché siamo in 16, servono 8 capanne, 4 e 4, perfetto, perché 2 posti a capanna, insomma. Ora, ok, andando indietro, non abbiamo ottenuto nuove abilità, cioè a breve poi quando avremo nuovi punti manderemo ad esplorare questa zona, magari faremo un po' di scavenging di là. Andiamo avanti. Andiamo avanti, giorno prima della catastrofe. Ragazzi, c'è poco da fare. Attenzione, abbiamo nuova azione, ce lo dice il tutorial. Lo mandiamo a esplorare qua. Punti a ricerca. Ok, andiamo prossimamente, dopo lo sciame di meteore. Sì, c'è una cosa che fondamentalmente non capisco. Cioè, io ho reclutato queste 4 persone, mi è stato dato anche lo specialista, che è questa. Ma l'esploratrice, che io non so, queste sono le sue abilità, ricerca, scavenge e tutto. Non so se è compreso in queste persone qui. Quello che non capisco. 11 adulti, 11 adulti, boh. O è una risorsa a parte. Quello devo ancora onestamente capirlo, però concedetemelo perché il gioco è, non dico complesso, però insomma, non è l'Age of Empires dove si intuisce tutto dopo 2 minuti. Siamo sempre bassi di cibo, ma in realtà ne produciamo 10 e ne consumiamo 13. Ma, boh, secondo me andiamo anche abbastanza bene. Abbiamo bacche, vedete, 8-13, poi adesso posso dirgli di andare a raccoglierle di là, così magari qua ricrescono. Però è tutto abbastanza gestibile. Ok, c'è uno strano rumore che arriva dal gate. Ecco, questo è un evento. Clicco. Vedi una persona avvolta in delle coperte. Gomma, fango, vabbè, insomma. Ci vuole offrire un computer, che siamo all'autogrill.
No, rifiuto perché non ho carne, non ho cibo e non ho punti di ricerca. Cioè, no, mi darebbe. Allora, vediamo un attimo. Sì, praticamente ci chiede una risorsa che non abbiamo in cambio di un sacco di punti di ricerca. Devo rifiutare, mi dispiace. Mi dispiace. Allora, io attendo sempre che mi diano altri punti per muovere lei, ma devo attendere alla fine del giorno perché saranno sicuramente punti. Attenzione, would you rate the game visual audio so far? Ok, no, dai, buono, buono, dai. Ma sì, dai, tieni il feedback, va. Deposit depleted. Ok, ok, sì. Quindi nuova zona, scava qua. Vedete che lo stockpile è. Ho costruito da poco anche un warehouse, che è questo, ed è un deposito aggiuntivo. Oltre a questo bunker, che è il bunker iniziale, che vedete che però non è messo proprio benissimo. Allora, no, a breve arriva, 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 arriva. Arriva lo sciame. Niente, acceleriamo di nuovo il tempo. Oh, adesso abbiamo un po' di risorse. Ah, ok, abbiamo concluso anche quell'area lì. Quindi, qua cosa c'è? Concrete. Plank. No, ci mancano le plank, quindi bisogna andare a prendere le plank, ragazzi. Scusate, ma... Ok, pronto per l'azione. Allora, carissima, vai e luta. Come se non ci fosse un domani. Ah, ok, luti domani. Ok, va bene. Intanto non ci resta che aspettare, perché devono piovere le meteore. Intanto diamo un'occhiatina alla visuale. Si può anche ruotare, è molto carino. Poi non è una grafica capolavoro, insomma, però si vede un pochino le persone che lavorano, il pescatore che pesca. L'immensità dell'area. Ok, sta arrivando. Alcuni edifici prenderanno un danno serio. Eccole lì che arrivano, vedete che... Oh, che cacchio. La tenda, ripara, ci serve 4 di plastica. Sì, dai, riparate subito. Speriamo di sopravvivere. Il cancello! No. Tutto qui? No, la tenda, dai. La 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 la. Sì, vabbè, ma dai. Ragazzi. Allora, ripara. 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 No. Ripara. E ripara. Ragazzi. E poi c'è ancora qualcosa? Il pozzo è rotto. Ok. Niente, dai, ne usciremo. ma ha intenzione di piovere ancora per molto? E anche qua, mamma mia, che schifo, mamma mia. Eh sì, lo so che non avete più una casa, però ragazzi, questa è stata distrutta completamente. Niente, pianifico un'altra tenda, la mettiamo qua. Mi spiace, qua ho la tenda, pulisci. Se, la tenda se n'è andata e a breve temo se ne andranno anche queste, perché... Eh sì. Vabbè, non è un problema, erano tende, ragazzi, le rifacciamo, non è un gran problema. Dai, facciamo così, costruite. Attenzione, Rabbit Season, i coloni vogliono provare una nuova trappola. Ah, ok, e sono i coloni che parlano. Allora, tre coloni spiegano che stanno lavorando un nuovo tipo di trappola per cacciare conigli e il gruppo vuole provarla fuori dal campo. E sembra funzionare, proviamola.
Dopo sono andati Ok, hanno recuperato un singolo coniglio ammalato. Almeno sì che è malato. Vabbè. Allora, sì, ragazzi, dai, adesso abbiamo risolto il problema. Vedete che questi qui sono senza tetto, quindi non hanno un capanno. Ovviamente qua vedete le persone, quello che stanno facendo, il nome, i dettagli, quindi i loro tratti. Quindi sono tutta una serie di cose che non ho approfondito finora. Vediamo intanto. Ok, lei ha ancora possibilità. Vai. Ok, abbiamo recuperato 200 punti. Quindi lei potrebbe anche tornare in Dario. Ok, prossimo turno. Ora abbiamo dei punti Tech 3. Possiamo andare a sviluppare qualsiasi cosa noi vogliamo. Vedete, 50 punti. Vediamo, possiamo andare a vedere la produzione. Piede di porco, perché? Ma scusa. Ah, ci aumenta la produzione dello scrapper del 20%. No. Colonia, vediamo un po'. Heavy tarps, cosa serve? Ah, sì, sarebbe bello perché poi puoi fare gli edifici più belli. Bartering, ci sblocca il trade center per commerciare. Il frontier outpost, che cosa serve? Ah, vabbè, sarà per probabilmente la diplomazia. L'engine overall. Beh, interessante, dai. Allora, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e se vi ha ispirato. A me intriga parecchio. Non è nulla di innovativo, nel senso che giochi di sopravvivenza di questo genere ce ne sono tanti, però l'avevo lasciato lì tanto tempo perché ho detto magari poi è difficile, non è in italiano e vi dico che è ampiamente godibile, perché comunque potete mettere in pausa, non è niente di frenetico. Fatemi sapere, non mancate come al solito qua sotto un commento e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!